Abituati ad essere osservata. Marikitas Hair Stylist, un team di professionisti al servizio della tua bellezza. Ampia scelta di tagli e stili per soddisfare le tue esigenze. Consigli, trattamenti, simpatia e sempre tantissime offerte. Per i clienti la Fidelity Card, che ti consente di scegliere un omaggio a tua scelta ogni 15 trattamenti. Marikitas Hair Stylist di Marta, Monica e Rosanna. Via Sfodelo 53, fronte piazzale della Pace, Alghero. Marikitas Hair Stylist. Sentirsi più belle ogni giorno. Buon ascolto e ben ritrovati con l'informazione regionale su Radio Onda Stereo, in studio Sara Sanna. Sono 1.391.035 gli elettori sardi chiamati al voto per le politiche di domenica 24 e lunedì 25 febbraio. I dati elaborati dalle quattro prefetture. Da sabato saranno a lavoro i componenti delle 1.579 sezioni sparse nei 377 comuni. Alla Sardegna, sulla base della popolazione del 2011, spettano 17 seggi alla Camera e 8 al Senato, complessivamente 25 i parlamentari. Sardi. Gli assetti politici in Sardegna rimarranno gli stessi dopo le elezioni politiche, ne è convinto Gianfranco Fini, secondo il quale non ci sarà nessuna conseguenza per la regione dopo il voto. Il leader di FLI, accompagnato dal coordinatore regionale Rizzo, ha fatto tappa a Cagliari, dove ha incontrato i militari della Brigata Sassari, la stampa e i simpatizzanti, prima di spostarsi a Sinnai per un saluto ai volontari della Protezione Civile. Tutte le istituzioni preposte, la Regione, la Provincia e il Comune di Cagliari, oltre ai sindacati, devono far chiarezza sulle notizie relative all'eventuale cessione o locazione dello stabilimento di Viale Marconi a Cagliari. A chiederlo, con un presidio davanti alla struttura e 45 lavoratori ex Unilever, la fabbrica di gelati chiusa a fine 2007 dalla multinazionale. Gli operai, che si trovano in mobilità in deroga, temono un ennesimo rinvio della loro vertenza. 92 evasori totali, 150 milioni di redditi non dichiarati e 15 milioni di violazioni IVA, 79 denunce per reati fiscali. Sono alcuni dei dati del bilancio 2012 dalla Guardia di Finanza di Sassari, illustrate dal colonnello Corrado Pilliteri. Le verifiche fiscali sono state 1.085 e su 6.000 controlli per l'emissione di scontrini le irregolarità sono sul 14%. Le Fiamme Gialle si sono impegnate anche nel controllo dei finanziamenti pubblici, nella lotta al traffico di droga e nel contrasto al lavoro nero. La spiaggia La Pelosa a Stintino spopola sul web nella classifica stilata da TripAdvisor, che ha premiato 5 litorali sardi a livello nazionale. La Pelosa è seconda in Italia e ottava in campo europeo. La Sardegna, ovvero il paradiso terrestre, vince facile ancora una volta, commentato all'assessore del turismo Crisponi. In chiusura le previsioni del tempo sulla Sardegna per le prossime ore: cielo sereno poco nuvoloso, venti moderati, mari poco mossi. Le temperature saranno comprese tra una minima di 3 gradi e una massima di 14. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti vi invito a visitare il sito internet all'indirizzo www.ondastereo.it. At this track real quick. Yeah, she doing it real well.